La giornata dei mercati è segnata dal nuovo record del BTP decennale italiano. Il rendimento è sceso sotto la soglia del 3%, mentre lo spread con il Bund tedesco si assesta di poco sopra i 150 punti base. E mentre gli occhi degli analisti sono puntati verso il vertice di questo giovedì della Banca Centrale Europea, le borse chiudono la seduta in maniera contrastata, seguendo l'apertura negativa di Wall Street. A Milano il FTSE MIB ha ceduto lo 0,55%, in rosso di oltre mezzo punto percentuale Francoforte e Parigi, mentre Madrid è praticamente piatta. A Piazza Affari i riflettori erano puntati su Fiat nel giorno della presentazione del nuovo piano strategico. Dagli Stati Uniti Sergio Marchionne ha promesso 7 milioni di auto vendute nel 2018, di cui 1,9 milioni Jeep Chrysler.